talk show televisivo è stato completamente rinnovato dall'avvento negli anni, fine anni 80, di Aldo Biscardi. Dopodiché, se tu guardi, sia a livello nazionale che a livello locale, non ci sono, la domenica sportiva è più o meno sempre uguale a se stessa. C'è stato qualche tentativo di innovazione da parte di Mediaset che non ha funzionato molto, quindi il tentativo di fare la domenica sera una trasmissione molto più aggressiva, sarcastica, polemica. Noi abbiamo tentato un'evoluzione soprattutto cercando dei personaggi più polemici, più frizzanti, più aggressivi, però se dovessimo guardare una prospettiva cronologica di questo medio termine, in realtà grandi rivoluzioni non ce ne sono state. Il potere è pari a zero, le televisioni locali vengono viste con un certo fastidio e spesso e volentieri non sono controllabili. In realtà poi c'è anche un problema di sudditanza economica della Lega rispetto ai grandi poteri televisivi, per cui tutte queste televisioni ritengono poi in realtà che le TV locali facciano concorrenza e quindi siano un male non necessario ma da subire, perché comunque c'è una legge che tutela l'informazione locale. Questo ha portato a far sì che anno dopo anno siano stati sempre più tagliati, fino a paradossi veramente, gli spazi dove poter far vedere le immagini. Secondo me è un errore, perché poi in realtà la TV locale dovrebbe essere un po' terreno di cultura per il tifoso, che pian piano vede il calcio, vede le immagini, si appassiona e poi accede ai servizi a pagamento. Devo dire che sono stato un po' uno dei promotori dell'uscita dagli stadi. La Lega ci voleva buttare fuori a tutti i costi, pensando anche lì stupidamente che se non ci fosse stato l'inviato allo stadio la gente si sarebbe appassionata di meno. In realtà, per poter fare questo, la Lega ha fatto due ordini di proposte che secondo me sono state molto utili alle TV locali. La prima è stata dire: vi facciamo noi le riprese, e quindi noi abbiamo delle riprese, le cosiddette correlate, prima della partita, molto più belle. Secondo, il cronista era sì allo stadio, imbacuccato, no, ma quando era d'inverno c'era tutto sudato d'estate, però in realtà era inquadrato e aveva alle spalle un muro di cemento, che non era esattamente il massimo. E io quello che avevo notato ormai da anni è che le cronache che noi facevamo dallo studio delle partite di Champions avevano un seguito assolutamente identico a quello delle partite di campionato. Per cui, quando la Lega ha proposto questo, io sono stato felicissimo di farmi l'attore di questo accordo, che ha permesso alle TV locali, in piena crisi economica per esempio, di risparmiare i soldi che costava mandare troupe in straordinario, tecnici, affittare gli spazi agli stadi. Noi spendevamo all'anno, tra costi vari, qualcosa come 100-150 mila euro, che siamo riusciti per fortuna a risparmiare. Alla Liga che torna! Alla Liga! Alla Liga! Viva la 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 Liga sempre! Il bicchiere di Marcello! Hasta la Liga sempre! Funziona che noi abbiamo lavorato ogni tanto in qualche ansa di questo grande fiume che è la diretta degli eventi televisivi, sportivi, calcistici, dove qualcuno si dimentica di andare a sondare. Sulla Liga Spagnola è stato un colpo fortunato, nel senso che era stato l'anno in cui nessuno aveva chiesto una cifra talmente esagerata che nessuno aveva presa. Noi ci siamo inseriti nella seconda parte del campionato con questo pool di televisioni, facendo un'offerta discreta ma assolutamente sostenibile, e mandando in onda 4 partite in diretta, direi da febbraio a giugno. Devo essere sincero, ci aspettavamo però dei risultati di ascolto migliori. Diciamo che ci sono dei forti sospetti. Allora, il forte sospetto è che in realtà sia al servizio di Mediaset, questo perché i capi di Info sono tutte espressioni del potere televisivo di Berlusconi, il quale Berlusconi finanzia il calcio attraverso Premium, condiziona il calcio attraverso Galliani, che politicamente in Lega, che è poi quella che decide, ha una posizione di forza anche grazie a un sistema di alleanze piuttosto ricco e dettagliato. E quindi evidentemente, nel momento in cui la partita si stava spostando pericolosamente in favore di Sky, che fa un'offerta
in cui prenderebbe tutto, mettendo in ginocchio Premium, si riesce in qualche modo a venirne a capo. Devo dire però in realtà che il lavoro di lobbismo all'interno di una società privata, qual è Infront, Lega, che è un'associazione di club privati, eccetera, esiste, cioè è chiaro che i grandi tendono a succhiare tutto il possibile, che i piccoli o i non alleati allineati con i grandi, tipo la Juventus, denunciano questa cosa. L'unico dato certo è che Infront è pesantemente condizionata da interessi soprattutto di Mediaset. Tutti gli indicatori dicono che il futuro delle televisioni locali, Lombardia inclusa, difficilmente può essere migliore di quello attuale, sarà di anno in anno tendenzialmente sempre un po' meno roseo. La cosa su cui noi possiamo invece, e stiamo per fortuna esercitando un certo potere, è diminuendo noi molto meno della concorrenza mediamente, questo fa sì che il nostro gruppo abbia comunque maggiore appetibilità nell'ambito dell'informazione locale. Tra 5-10 anni io immagino che in un panorama televisivo locale sempre più desertificato, Tele Lombardia mantenga comunque con tutto il suo gruppo una sua specificità e che quindi possa sopravvivere. Devo dire che di questi tempi sopravvivere per le televisioni è già un grande successo.